conosce il celebre marchio Lotus, autentica leggenda della Formula 1 dai tempi d'oro e da poco tornato nel circus iridato. Molti ricordano le geniali trovate tecniche del suo fondatore, Colin Chapman, ma pochi sanno che in realtà l'intuizione del mago inglese di gran lunga più copiata nella storia delle competizioni non è stata il telaio monoscocca, il profilo a cuneo o le minigonne. È su una Lotus, infatti, che gli sponsor hanno fatto il loro ingresso in Formula 1. Quando al via della stagione 68 apparve la Lotus rosso e oro di Graham Hill, fu un autentico scandalo. Mai prima di allora una vettura aveva rinunciato ai propri colori nazionali in favore di quelli di una marca di sigarette. Per capire la portata di questa novità, bisogna risalire agli inizi del secolo scorso. All'alba delle competizioni motoristiche, l'automobile era considerata anzitutto un vanto tecnologico nazionale. Venne perciò naturale l'usanza di assegnare alle vetture dei colori convenzionali di riconoscimento: blu per la Francia, rosso per l'Italia, verde per la Gran Bretagna e bianco per la Germania. La prima grossa rivoluzione si ebbe nel 1934, considerato un po' l'anno zero nella storia delle corse. Per la prima volta, infatti, venne stilato un dettagliato regolamento internazionale che porrà le basi di ciò che in seguito diverrà il campionato del mondo di Formula 1. Proprio una di queste regole stabiliva il limite massimo del peso delle vetture, 750 kg a vuoto e senza ruote. In Germania, paese che si apprestava a dare una manifestazione di forza con i suoi gioielli Mercedes e Auto Union, si arrivò a una tale cura dei dettagli che, pur di sfruttare al limite i regolamenti, si pensò di rinunciare a quei 2 o 3 kg che la vernice bianca avrebbe comportato. Le Mercedes rimasero quindi del colore del metallo. Erano nate le frecce d'argento. Negli anni a venire, eccetto questo lieve cambio cromatico, le automobili da corsa continuarono scrupolosamente a rispettare la regola dei colori nazionali, almeno fino a quel famoso Gran Premio di Monaco. Da allora furono gli sponsor a determinare la veste cromatica delle vetture da corsa, trasformando le griglie di partenza dei Gran Premi in un variopinto schieramento di pacchetti di sigarette e non solo. Persino la Ferrari, l'unica rimasta orgogliosamente ancorata al suo celebre rosso, è stata costretta a un certo punto a far posto a un bel po' di bianco sulle sue vetture per ragioni di sponsor. Il resto è storia recente. Allontanatisi da qualche anno alcuni dei munifici sponsor del tabacco a causa della nota legge antifumo in vigore in molti paesi che vieta le sponsorizzazioni delle sigarette, ora si è passati ad altri settori merceologici, telefonici, bancari, tecnologici o bevande. Tanti sponsor sempre pronti a sborsare cifre astronomiche pur di presenziare nella massima formula, condizionando con la loro presenza le livree di tutte le vetture. L'epoca romantica dei colori nazionali in Formula 1 è finita da molto tempo. Ora è il business a dettare legge, un altro segno dei tempi che cambiano.